Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi Giubritubos, rieccoci qui su FIFA 17, carriera allenatore con il Villarreal. Benissimo ragazzi, siamo qui, ci aspetta la partita contro l'Eibar, andiamo subito avanti. Nell'ultimo episodio abbiamo battuto il Real Madrid, ci siamo portati a 4 punti di vantaggio, o 5 o 4, 4 punti sul Real Madrid proprio, e a 5 punti sul Barcellona, ma abbiamo una partita in meno, che probabilmente non sarà questa, perché giochiamo di venerdì, quindi potrebbe essere comunque un anticipo. Andiamo a vedere un attimo gli aggiornamenti, no? Aspettavo. Mario Gaspar. Ci tengo a precisare che finché sarò qui darò al massimo. Pezzo di merda Mario Gaspar, ragazzi. Veramente, intanto c'è il sole che ovviamente sta uscendo solo in questo momento per baciarmi mentre registro. Grazie sole, o sole. Direi, andiamo avanti. Sostituisci. Per questa partita le maglie sono queste, lo sole mi sta incominciando a dare un po' fastidio, però ragazzi chi se ne frega, andiamo avanti. Diciamo, mettiamo un po' di formazioni a caso, quindi mettiamo Weigl, no, perché sono tutti in forma. Ok, eccoci qua ragazzi, Ivilain, Villarreal contro Eibar. Il Villarreal ha 64 punti, mentre l'Eibar è decimo con 30 punti in meno, 26 punti in meno. Mamma mia ragazzi, uno scontro veramente importante per continuare a stare lì sopra. Ovviamente cercheremo di dare il massimo. L'Eibar non mi sembra il suo grande squadrone, quindi sulla carta siamo favoriti perché siamo primi in classifica, però non dobbiamo sottovalutare nessuno, come sempre. Adrian Gonzalez! No, 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 dai, figlia di pala, grandissimo Ndiaye! Mamma mia ragazzi, Ndiaye è veramente una forza della natura. Guardalo lì, parla per Falcao! Falcao! Falcao, ragazzi, Radamello Falcao! Sempre lui! Quando lo mettiamo dentro, risponde sempre presente. Grandissima la palla di Ndiaye, mamma mia. Che palla, ragazzi. Ma questo è un difensore o... Non è un difensore, perché è un centrocampista. Però comunque, è un centrocampista difensivo o un trequartista Ndiaye. Pazzesco, eh. Ha messo una palla al bacio per Falcao, che non ha fatto altro che buttarla dentro. Pedro Leon, lancio lungo. Attenzione che la palla rimane lì, ma c'è José Angel che chiude tutto. Palla in mezzo, grande Fernandez, mamma mia, no. Mamma mia ragazzi, la prima azione d'attacco, riescono a segnare. Vabbè, sempre un zio. Guarda te, ma che è il difensore di Dos Santos, probabilmente, ha fatto la diagonale ma non ha chiuso, ha segnato Erich, Edward Eldrick. Vabbè ragazzi, hanno pareggiato, ma è il primo tiro ovviamente, perché sennò qua si sta male. Palla in mezzo per Bruno fa salire Dos Santos. Rigore ragazzi, rigore subito dopo il gol dell'Eibar. Andiamo in attacco e ci concedono un calcio di rigore, un po' ingenuo, però abbiamo saltato Luna che si è piantato lì con una gamba e Dos Santos si è buttato sopra. Parte Falcao, eccolo qua, doppietta, esultata Mario Balotelli, 2-1. Si riequilibra subito il match, 2-1 per noi. Falcao, il portiere neanche si tuffa, non sapeva minimamente dove buttarsi. Quindi nono gol nella Liga per lui, quasi in doppia cifra, come in Europa League penso, forse 9 anche lì, non mi ricordo ragazzi, dopo andremo a vedere. Comunque ragazzi, Falcao super giocatore quest'anno, meno male che l'ho preso. Veramente è stato un colpo di genio prenderlo, più che altro perché non si sentiva da un pezzo, ma quest'anno anche nel Monaco sta facendo bene. Attenzione all'Eibar, due tiri, due gol dell'Eibar, porco tentino. Mamma mia ragazzi, ma si può, ma poi guarda, c'è da fare area, perché a volte il portiere non para, vabbè. 2-2, doppiette da entrambe le parti, Eric da una parte e Falcao da una parte, dall'altra, scusate. Però ragazzi, non possiamo farci sorprendere così.
vabbè. Oh, ragazzi, Soldato mi sta rompendo il cazzo, perché non va. Non va, cazzo. Dai, col tiki-taka. Palla per Falcao. 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 La tripla. La tripla di Falcao. Il pallone della gara dopo questa splendida tripletta sta letteralmente facendo ammattire i difensori. Ora ci hanno capito davvero poco. Non è successo niente, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Pazzesco. Pazzesco, Falcao. Pazzesco. 10 gol nella Liga Santander. Andiamo. E andiamo, ragazzi. Cambio per Leibar. Tripletta di Falcao. Mamma mia, che faticata questa partita contro Leibar. Veramente, veramente pazzesco. Possesso palla passato dalla nostra parte. Nel primo tempo era 50, 51-49 per loro. Adesso si è ribaltato. Non è che cambi molto, però. Dai, che siamo quasi alla fine. Finisce qui il match. Finisce qui il match. La tripla di Falcao ci consente di allungare in classifica a più 7, sempre che sia il recupero questo. 4 tiri, 3 gol, si porta a casa il pallone. Radamel Falcao, questo solo mi ha rotto le palle. Però va bene così, va bene così, ragazzi. Veramente splendido, ragazzi. Falcao oggi ha dominato in lungo e in largo. Abbiamo faticato un casino contro l'Eibar. Solo perché ogni volta i giocatori si fermavano al posto di ripartire, quindi non so bene perché andassero così, però ogni partita a sé. Siamo praticamente ad aprile, vediamo un po' a che punto siamo nella classifica. Cioè, siamo a più 7, ragazzi, più 7 era l'era recupero, e scende il nostro. Ah, dovevamo fare esordire Miguel. Peccato, ragazzi, però adesso abbiamo 3 partite in una settimana, anzi in 5 giorni, quindi lo faremo esordire di sicuro. Deve fare 5 ispezioni di partita in Italia. Conferenza stampa, intanto, non so perché contro la Spalma, sa addirittura conferenza stampa. Motiviamo i nostri giocatori. Eccoci qua, ragazzi, partita contro la Spalmas. Oggi siamo ospiti della Spalmas, che sinceramente non so che stadio abbia. Quindi chi se ne frega, siamo ospiti. Dobbiamo continuare a macinare punti, che il Real Madrid si è riavvicinato a 4 punti, quindi dobbiamo stare attenti. Cambiamo un attimo la formazione e ci vediamo in campo. Eccoci qua, ragazzi, il grandioso, parapapapa, la Spalmas contro Villarreal. Mamma mia, ragazzi, un'altra partita per continuare la nostra striscia di vittorie. No, comunque, la nostra striscia di punti, che penso duri da un sacco di tempo, perché non perdiamo una partita da un bel po' di episodi. Quindi non so esattamente che striscia stiamo facendo, ma comunque, ragazzi, il nostro campionato è qualcosa di senza senso. Musacchio chiude tutto. Per ora migliore in campo, ragazzi. Musacchio sta chiudendo ogni cosa che si muove lì davanti, da parte della Spalma. Vai, Bakambu. Corri, Bakambu. Corri, Bakambu. Aia, Bakambu. No, 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 non ci pensare nemmeno. Non ci pensare nemmeno a farti male, Bakambu. Mi arrabbierei abbastanza, Mi arrabbierei abbastanza. Non ci credo. Non ci posso credere, ragazzi. Mi ha fatto male, Bakambu. Non ci posso credere. Siamo in lutto, ragazzi. Si è fatto male, Bakambu. Per tutto sto figlio di puttana. Ma guarda te! Ma io non ci credo, ragazzi, non ti voglio credere. Bakambu si è fatto male. Si è fatto Ottima male, lettura Bakambu. difensiva. L'infortunio di Bakambu non ci voleva, ragazzi. Il nostro giocatore più forte Punta che l'area. si è fatto male. Intanto però, mamma mia! Finisce fuori Kimmich per sfiora mettersi il al primo arrivo golazzo da per fuori restare in grado area. del vantaggio. Però ovviamente non entra stavolta oggi. Miguel Miguel, proprio lui, serve Pulisic, non c'è nessuno si però. avvicina all'area. Tevez, mamma mia, e questo non è Tevez. fallo? Pazzeschi, eh. Gran palla dentro. Tira! Tevez, mamma Tevez mia, perché centro di così Varane per piano? l'1-2. Javi Varane Bakambu, salva splendida tutto. parata in tuffo.
strappato dalla bandierina e il portiere ovviamente. Oh, guardate voi, c'è anche successo qui, la palla gli rimane però. Andiamo in offensiva, andiamo in ultra offensiva, ragazzi. Dai, palla per Ie. Ma ovviamente non la passa, non la tira, non fa niente. Falcao. Che non tira. Vabbè, ragazzi, cioè io però non so cosa dirvi, eh. Dopo un po'. Vabbè. Dai. Era un passaggio normale, eh? Pazzesco, ragazzi. 0-0, ma. Vabbè, alla fine non potevamo più arrivare in area di rigore perché, oh, qualsiasi cosa l'hanno sbagliata apposta. E vabbè, io non so cosa dirvi. Veramente è una partita strana perché, boh, cioè abbiamo fatto praticamente solo noi abbiamo giocato, la Palma si è messa dietro. Alla fine in ultra, anzi in attacco totale, non azzeccavano un passaggio, quindi la vedo un po' dura giocare così. Purtroppo solo un punto portiamo a casa oggi. E vabbè, 5 punti, 5 punti su Real Madrid, che comunque è positivo. Andiamo in ufficio e poi andiamo a vedere l'ultima partita di oggi. Conferenza stampa ancora, ormai ogni partita è conferenza stampa. L'unica cosa buona che abbiamo fatto è esordire il nostro Miguel, giocatore stabilito. 4 settimane per seguito, Madonna. E vabbè, 4 settimane. Si è storcato la caviglia, ma si può. Sassi Lecco incredibilmente però ritorna dal cimitero. Andiamo a vedere un attimo queste 4 settimane. Cosa c'è? Ovviamente ci sono le peggio partite. Napoli. Madonna, ragazzi, c'è 4 settimane. 1, 2, 3, 4. Salta, Athletic Bilbao. La doppia sfida con il Napoli e l'Atletico Madrid. Peggio di così ci può? L'importante è, vabbè, almeno non salta il Barcellona, vabbè. Quindi, andiamo alla partita contro il Betis. Siamo a 5 punti dal Real Madrid. Purtroppo si è fatto male Bakambu, come vi ho detto, però è sfiga questa. Salterà anche la partita contro il Napoli. Capita, Falcao e tutti quanti qua. Mamma mia, mettiamo un porre. Boh. Ragazzi, comincia a farsi complicata, eh. È ritornato Castillejo, certo, però non è ancora al massimo. Direi, vediamo. Tevez voleva Dos Santos. Vabbè, ragazzi, ci vediamo in campo. Così siamo prima. Eccoci qua, ragazzi. È Libertador Real Betis contro Villarreal per continuare a vivere il sogno praticamente. Ragazzi, siamo a più 5 del Real Madrid, ogni volta lo ripeto, ma mi spiace, ma è così, è un sogno questo campionato, perché siamo primi a più 5 del Real, a più 6 dal Barcellona, veramente cosa di incredibile. Intanto il match è già incominciato, cerchiamo di andare subito a segnare sperando che i giocatori vadano, perché nell'ultima partita, non so se ve lo ricordate, ma qualsiasi cosa facciamo non andavano, quindi la vedo un po' dura. Cerchiamo di dare il massimo. Dai, rubagliela sta boccia. Grande Dos Santos, lui che voleva giocare, grandissimo. Attenzione di là, palla per Mancini nel rigore. Mancini, no, che parata clamorosa, il cross in mezzo, non ci arriva nessuno, pazzesco ragazzi, che parata ha fatto il portiere, tanto grandissima la chiusura di Ndiaye. Ragazzi, Ndiaye, pensate che abbiamo scoperto un centrale di grande sostanza. La palla in mezzo, perché lì non si sta, però... Però, boh, ragazzi, siamo in una mini crisi perché non riusciamo a segnare. E poi è fatto male Bakambu, quindi non è che va benissimo la cosa. Grande! Vai, soldato! Ma perché tira così piano? Dai, ragazzi, ma era da solo. Vabbè. Palla che finisce in angolo. Cioè, oh, guardate che tiro ha fatto da solo, vabbè. Cioè, si vede che è fatto apposta, però, eh. Guarda, sola mi cambia il giocatore. Vabbè.
Dai ragazzi, dai, dai. Dai! Ottimo intervento Figurati del se entra difensore. sta botta. Vediamo se un gol ce lo fanno fare. Oh. Figa, Adesso avessero però fatto un possono passaggio giusto in ricominciare. tutta la partita. Fato e te pareva, Occasione come del sempre, portiere, il quattro le portiere, corsa, super. altri fotografi. Pazzesco, Prestazione da ragazzi. ricordare da parte Siamo di tutti in Figo. attacco, eh. Dal difensore Incredibile! Pato, Fato, sì! incredibile, un momento Mamma terribile. mia, Alexandre Pato! È arrivata Col palla pallonetto, il davanti. portiere, poi alla fine se la Possono buttano iniziare a dentro avere il gusto loro. anche da un'altra prospettiva. Petro, autogol, ci hanno Da una tolto parte pure rischia di essere la pesante gioia e del gol a decisivo Pato. questo. Mettiamoci in ultradifensiva, ragazzi, incredibile. Mamma mia, poteva essere una crisi che Altri 4 durava minuti di due distanza partite per con poter eliminarsi. 2-0 a 0. Una boccata Ma d'ossigeno Pato per alla tutta la fine formazione difensiva che riesce può ancora a fare qualcosa sperare di nella unico, un ripresa del pallonetto di duello testa che si va a decisivo. insaccare. Provano con la forza della disperazione a Aspettiamo a tornare al gridare pari. vittoria, Palla intanto per con lui terra. la stoppa apposta, incredibile. Hanno interrotto La l'azione stoppata avversaria apposta in rubando area di palla al centro rigore, campo. Occhio, eh. cerca l'area di Attenti, rigore. attenti, attenti. Questo gioco non si può mai dire fine. L'anticipo del difensore. Finisce qui però. Finisce qui, Giocata ragazzi, il così in match. dunque verso l'1-0 questa gara. Mamma mia, gol di Un Pato match che deciso da un riesce autogol a fortunatissimo. Che ne toglierci pensi, Stefano? veramente. Veramente le castagne dal fuoco. Mamma mia, abbiamo dominato anche questa partita, abbiamo giocato solo noi. Real Betis tutto indietro, ha fatto un tiro in porta, che non mi ricordo neanche, tra l'altro, 9 tiri per noi, un gol. Mamma mia, che sofferenza questo episodio. Poteva essere 2-0-0 in fila, ma invece 1-0-0 è una vittoria che ci porta ancora a più 7. A più 7 Real Madrid ha perso. Vabbè, pazzesco, ragazzi. Ce la vogliono, cioè, ce la fanno vincere sta liga, eh. Se io non lo so. Il Barcellona addirittura è a meno 9, però una partita in meno. Ok. Boh, io non so cosa dirvi, ragazzi. Sta succedendo veramente qualcosa di incredibile. Andiamo in conferenza stampa, tanto per motiviamo i nostri genitori, anche se le conferenze stampa non servono un cacchio. Siamo Castellefano. Il mio ruolo nel club, vabbè, vorrei parlare del mio ingaggio, sì, vabbè ragazzi, però grazie mister, che mi ringrazia. Trigueiros vuole l'ingaggio e Weigl vuole giocare di più. Però ragazzi, gioco ogni due partite, cioè, cosa vuole di più? Vabbè, ci penseremo nel prossimo episodio. Che dire ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, voi mettete un like, commentate, condividete, fate tutto quello che volete come al solito, noi ci vediamo al prossimo video, dopo ragazzi! Wahoo!